Buongiorno a tutti, torna l'appuntamento settimanale ICOM con il presidente dell'Istituto per la Competitività Stefano D'Empoli, il dato è tratto. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Andrea. Il nostro approfondimento con te Stefano partendo dai numeri. Ci concentriamo su alcune previsioni della Commissione europea per quanto riguarda l'economia degli Stati membri e anche dell'Italia. Il primo dato che andiamo ad approfondire è quello che riguarda le stime per il prodotto interno lordo dei vari paesi europei e dell'Italia, appunto, decrescita per il nostro paese del 9,5% del PIL nel 2020. Questo è quello che stima la Commissione europea. Quanto è pesante questa fotografia e come va inquadrata a tuo avviso? Innanzitutto l'Italia è il paese che performa peggio, a parte la Grecia, ma sostanzialmente una incollatura della Grecia. Insomma, per la Grecia si prevede un meno 9,7%, la Spagna è anch'essa, diciamo, in questo gruppetto di paesi, insomma, meno 9,4%. Non casualmente direi, anche perché insomma, sono tutte e tre economie. Ad esempio, piuttosto dipendenti dal turismo, insomma, che lo sappiamo, insomma, è il settore forse, insomma, più colpito in assoluto, in cui la ripresa sarà più complessa. Ovviamente non è solo questo che spiega il dato italiano, il dato anche degli altri paesi, però certamente è un fattore che contribuisce. Quello che preoccupa maggiormente è il fatto che, se vediamo il biennio nel suo complesso, come fa la Commissione europea, l'Italia è uno dei paesi che complessivamente perde di più, quindi anche la ripresa, insomma, l'anno successivo sarà purtroppo minore rispetto a quella dei paesi che hanno perduto di più. Ad esempio, per la Grecia si prevede una ripresa del 7,9% nel 2021, e per la stessa Spagna si prevede un più 7%, quindi superiore, insomma, al dato italiano del 6,5%. E quindi purtroppo questo ci spinge a pensare e a sperare, insomma, che ci sia una ripresa innanzitutto forte delle attività, e dall'altro lato anche interventi sia a livello europeo sia a livello italiano che possano, come auspicato, insomma, ieri il commissario Gentiloni, che ha presentato questi dati, che possano frenare, insomma, questa decrescita molto grave. Stefano, rimaniamo sulle previsioni della Commissione europea per parlare di un altro dato preoccupante che riguarda il nostro paese, il deficit che è stimato per il 2020 dalla Commissione europea all'11,1% per l'Italia. Un bel problema per il nostro paese che ha già un indebitamento molto importante e molto pesante. Beh, assolutamente sì, questo ovviamente gran parte dei commenti sono concentrati sul primo dato, quello del PIL. Ci sono tante altre previsioni che la Commissione europea effettua appunto in questo momento dell'anno. Certamente credo meriti un punto di attenzione particolare il dato sul deficit pubblico, che sale dall'1,6%, un dato alla fine della fiera quasi virtuoso. Insomma, ci ricordiamo le polemiche sul 2, qualcosa del governo 5 Stelle Lega, insomma, nel 2018, insomma, fine della finanziaria 2019. Alla fine della fiera, insomma, si è raggiunto l'1,6%, quindi un dato decisamente più positivo rispetto alle previsioni, ma oggi purtroppo quest'anno si prevede di ricadere in un deficit che non si ricorda in queste percentuali, insomma, dal CAF, insomma, dai primissimi anni 90, prima della Grazie crisi Andreotti Forlani. esatto, del 92, prima della crisi della lira del 92. Quindi questo, diciamo, fa riflettere sulla necessità di nuovo indebitamento che ci dovrà essere in maniera assolutamente massiccia, e quindi credo faccia anche riflettere sul fatto che tutte le opportunità di finanziare con bassi tassi di interesse questo nuovo indebitamento devono essere
prese in esame, quindi al di fuori di ogni ideologia, di ogni scontro, sia simbolico o altro, qui ne va davvero del nostro futuro. E quindi, se ci sono le condizioni, mi riferisco in particolare al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità, particolarmente lievi, quindi senza la condizionalità pesante che qualcuno teme. Credo che quei tassi di interesse, che chiaramente insomma, sono decisamente migliori rispetto a quelli che oggi l'Italia riesce ad avere da sola sul mercato, credo debbano essere colti insieme, diciamo, a tutta una serie di altri strumenti da poter mettere in campo grazie all'aiuto dell'Europa. Allora, grazie, grazie Stefano, buona giornata, buon lavoro. Il dato è tratto, l'approfondimento con Stefano D'Empoli, presidente ICOM, torna ovviamente la prossima settimana. Grazie Stefano. Grazie Andrea.